Ciao a tutte ragazze e benvenute nella mia Makeup Week, un nuovo tipo di video che pubblicherò ogni giovedì e nel quale vi mostrerò tutti i prodotti di make-up utilizzati durante questa settimana. Per cui adesso inizio subito a mostrarvi i prodotti a partire da quelli per il viso. Come base per il viso ho alternato due prodotti, il Flat Perfection di Neve Cosmetics, che ho anche finito e ho già ordinato quello nuovo, e la BB Skin Perfecting Cream di Clarins, che mi è stata regalata da una carissima amica di YouTube che ringrazio e con la quale mi trovo benissimo. Questa BB Cream ha una colorazione leggermente più chiara rispetto alla Magica BB di Collister e un fattore di protezione solare di 25. Come blush ne ho utilizzato uno solo, questo qua di Diego Dalla Palma, che fa sempre parte dei regali di Natale. È il numero 14. Ed è questa polvere compatta rosa tendente al fucsia. È un colore molto bello, ha una texture estremamente valida, per cui se si fa attenzione ad applicare la giusta quantità di prodotto e a sfumarlo bene, si ottiene un effetto molto radioso e un colorito sano senza esagerazioni. Anche la durata di questo blush è molto valida. Questa settimana ho utilizzato queste tre palette, rispettivamente la Comfort Zone di Wet n Wild, la Naked 3 e la Pupa Princess. Con la Pupa Princess ho realizzato per 2-3 giorni di seguito un trucco estremamente semplice e veloce, realizzato con questa cialda bucata che vi sto indicando, che è uno dei miei cavalli di battaglia quando veramente ho poco tempo da dedicare al make-up. Anche la Comfort Zone di Wet n Wild è uno dei regali ricevuti per Natale, me l'ha regalata Daniela, la mia carissima amica Kiss Ghibellina 72. Ciao cara, ti mando un bacione. È una palette composta da 8 cialde. Ci sono in pratica due tipi di cialde, queste quattro alla mia destra tirano sul marrone, l'altra serie tende al verde. Adesso vedrete uno dei make-up che ho realizzato questa settimana con la Comfort Zone Palette. Ho applicato questa cialda cangiante su tutta la palpebra mobile e nella piega, sfumandola verso l'alto e creando il punto luce dell'arcata sopraccigliare con l'illuminante più chiaro. Sulle guance sono stata leggerissima con il blush di Diego Dalla Palma. Sulle labbra ho applicato questo rossetto rosa, sempre di Wet n Wild, che vi presenterò più avanti nel video. Infine ho utilizzato la Naked 3 con la quale ho realizzato uno dei tre make-up che vi propongo nel video, tre make-up con la Naked 3, del quale vi lascio il link qui da qualche parte e sicuramente giù nell'info box. Ho realizzato il trucco utilizzando rispettivamente Trick applicato sulla palpebra mobile, Nuner per intensificare la piega, ricoperto poi da una goccina di Black Art. E sull'arcata sopraccigliare ho applicato Strange glitterandolo con Dust. Ma se andate a vedere quel video che vi ho detto, trovate tutto il dettaglio del make-up. Come eyeliner ho utilizzato due prodotti che per me sono veramente dei cavalli di battaglia, rispettivamente il Vamp liquido nero di Pupa e quello in gel sempre nero della Maybelline New York. Infine, come mascara, ho utilizzato il mascara Bon Ton della B-Chic con il quale mi sto trovando benissimo. La cosa che amo di più di questo mascara è il fatto che abbia un bastoncino estremamente lungo con il quale io mi trovo molto bene a lavorare il prodotto sulle ciglia. Anche lo scovolino è delle dimensioni giuste per raggiungere tutte le ciglia, comprese quelle laterali. Adesso passiamo ai rossetti. Innanzitutto ho utilizzato questo qua della Wet n Wild, il numero E905 di Smoky Not Pink, che fa sempre parte del regalino di Daniela. In realtà Daniela me ne ha regalato anche un altro che vi mostro, più scuro, che vi mostrerò in un altro video. Questo è un fantastico rosa, rosa malva, non saprei neanche come definirlo, piuttosto shocking, ed è veramente fantastico. Questi rossetti della Wet n Wild stanno facendo impazzire un po' tutte quante, perché sono veramente validi. Durano tanto, sono piuttosto opachi, ma nello stesso tempo non seccano le labbra, quindi è un prodotto fantastico. Questo rossetto l'ho utilizzato sia con la Pupa Princess, sia abbinato con la palette della stessa marca della Wet n Wild. Abbinato con la Naked 3 ho alternato questi due rossetti, che sono rispettivamente Viva Glam Rihanna di MAC, che vi swatcho di qua, e il Diorific numero 012, che è questo fucsia a base rosso molto bello. Per il trucco realizzato oggi ho invece utilizzato Ruby Woo di MAC.
che è quello che appunto ho sulle labbra. Ed è questo. Il trucco occhi di oggi l'ho realizzato con un altro dei tanti regali di Natale ricevuti, che è questa cialdina stupenda dalla Urban Decay della serie Graffiti, questo stupendissimo, non so se si può dire, verde smeraldo che mi fa impazzire. È una cialda estremamente pigmentata. Io poi adoro il verde, soprattutto abbinandolo con le labbra rosse, e quindi insomma sono veramente grata all'amica che me l'ha regalata. Ciao tesoro. Per cui ragazze, questa è stata la mia Makeup Week. Fatemi sapere se questo tipo di video vi piace e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!